Però ecco, questa qui è una tenda che mi è stata regalata per il mio compleanno da mia madre, che costa 30 euro. Il vantaggio è che si monta in 2 secondi, è fatta secondo un principio a leve, credo che sia a leve, non so. Comunque ha una struttura pieghevole, per cui quando uno la apre e la tira in aria, quando questa struttura pieghevole che è chiusa si distende, apre anche la tenda stessa, che appunto si gonfia, prende forma nell'aria e poi quando atterra è già gonfiata. La chiamano 2 secondi. È buona, è 2 strati, come avete visto. E d'estate ci si muore dal caldo, però magari ecco uno tiene la zanzariera aperta se non ha problemi con le zanzare. Però per il freddo sarebbe bastato un materassino da 5 euro per assicurarmi la notte e forse anche un sacco a pelo diverso. Questo che ho comprato in Cina era l'unico che avevano, che è appunto è tipo una coperta. Invece con un sacco a pelo normale, non professionale, ma a mummia, dove sei coperto anche sulle spalle e sulla testa, sa, per passare una notte decente. Quindi stasera ho passato una notte insonne e questo mi servirà oggi pomeriggio per avere lo spunto da andare a cercare il materassino e il sacco a pelo. Quali sono però gli inconvenienti di viaggiare con questo sorta di materiale? Il materiale così, non professionale, ha diversi svantaggi per chi li considera da un punto di vista pratico, motociclistico e pratico economico. Quali sono? Fanno sì risparmiare tanti soldi perché diciamo la tenda 30 euro, questo sacco a pelo comprato in Cina 19 euro e il materassino, non so, di solito costerà 6, 5, 10 euro. Scusate. Ma la parte sconveniente, appunto, a livello economico è che bassa qualità significa durata limitata e quindi per un viaggio estremo o comunque per un viaggio continuativo come questo, vale a dire che dormite in tenda tutti i giorni per diverso tempo, che si varia da periodi minimi di 2 mesi o massimi di 9. Ecco, una tenda da 30 euro usata per 9 mesi di fila è facile che si rompa. È facile che si rompa e come lo strato isolante si lacera, insomma, diciamo, l'ambiente che dovrebbe rimanere caldo non rimane caldo più e quindi si perde un po' quel comfort quando ci si sta dentro. Oltretutto sono ingombranti, sono il secondo inconveniente è che sono ingombranti, vale a dire questa tenda a 2 secondi che è comoda per una persona pigra come me, vale a dire che non la devi piantare per terra, non ci devi passare 20 minuti tutte le sere di notte per montarla, la tiri in aria dove cade ci puoi dormire, è però sconveniente perché una volta la metti sulla moto ha delle dimensioni abnormi, vale a dire che questa è grande quanto quasi il tavolo, il piano di un tavolo da picnic singolo. È enorme, cioè prende un sacco di spazio, non riesco a vedere dietro bene con gli specchietti e però poi comunque si posiziona male, va fissata e tutto quanto. Quando avevo la tenda da 10 dollari che avevo comprato in Italia, scusate, 10 euro, che era questa tenda da pesca, era una tenda pessima, ancora peggio, andava costruita tutte le sere, si lacerava ogni volta che la montavo. Però aveva un volume di ingombro che era minimo e la legavo, mi ricordo, sul seggiolino, sul il sellino posteriore, dove io appunto ho un pezzo di ferro. Scusate. Per legarci la roba, la mettevo lì, non mi dava noia. E inoltre se ci piove sopra non è un problema. Invece questa qua, per quanto conveniente e rapida sia da montare, purtroppo mi dà questo problema. È brutto, proprio una cosa che ho dietro e che mi dà noia. Ecco, tutte le volte devo fare un'operazione, se devo aprire il top case per aprire e prendere qualcosa, il fatto che lego questa tenda sulla piastra, porta oggetti, mi crea problemi, mi si apre male il top case oppure devo staccare questa tutte le volte. Cos'altro? Beh, nient'altro. La strumentazione da cucina di cui mi ero dotato prima di partire l'ho cestinata in Giappone, perché comunque lì ho vissuto per un po', perché queste cose mi, cioè, nel senso, si erano rovinate, cioè era materiale appunto da 5-10 euro, questo pentolino d'alluminio, tutte ammaccate, le posate o comunque gli utensili per sollevare le pentole non
non funzionavano più, si erano tutti sciupati. Per l'investimento che ci avevo fatto, 10 euro l'ho buttate, nella speranza di trovarle in Asia a minor prezzo. Non l'ho trovate perché non ne ho avuto bisogno.